bentornati a tutti amici in questo video nuovo dedicato al mese di marzo. Quindi andiamo a fare le nostre tre varianti per quel che riguarda tutto il mese di marzo. Naturalmente ti ricordo che è un interattivo generale e che può anche non risuonare o risuonare solo in parte. Allora, per scegliere la tua variante, oggi ho deciso di creare tre mazzetti. Quindi nella prima variante puoi scegliere le carte napoletane e il mazzo creato da me, ok? Quindi useremo queste carte nella prima variante. Nella seconda variante invece useremo sempre le carte napoletane, ma le carte della luna, ok? Insieme. E invece nella terza variante puoi scegliere se vuoi ascoltare il metodo a 26 carte solo con le carte napoletane. Naturalmente, se ti chiamano più metodi o più varianti, puoi ascoltarle entrambe, ok? Quindi, primo mazzo, il mazzo che ho creato io, prima variante, il mazzo che ho creato io insieme alle carte napoletane, seconda variante abbiamo le carte della luna insieme alle carte napoletane e la terza variante abbiamo il metodo a 26 carte napoletane. Fai la tua scelta, io parto subito per il mese di marzo. Ok, se hai scelto le mie carte, Amati la magia dentro te e le carte napoletane insieme, andiamo a vedere quello che sarà il tuo mese di marzo. Allora, partiamo subito, vediamo un po' per le persone che hanno scelto le mie carte per il mese di marzo, cosa possiamo andare a dire? Come sarà per te? Che hai scelto la prima variante il mese di marzo 2023 per le persone che hanno scelto le mie carte insieme alle carte napoletane. Ok, ne prendiamo, ne voglio prendere 7 oggi. Ok, 7 delle mie carte. Ok. Allora, a fondo mazzo abbiamo una carta colorata, come sai queste carte sono connesse comunque con i chakra, i sette chakra principali che ognuno di noi ha nel proprio corpo, quindi abbiamo usato qua il colore rosso che mi sta a indicare proprio il chakra della radice, quello che mi parla del senso di appartenenza, di tutto quello che è connesso con anche l'aspetto finanziario della vita, il sentirsi parte di una famiglia, di un gruppo di persone, ok? E abbiamo poi il terzo chakra che è il chakra del cuore che mi parla proprio dei sentimenti, della generosità, eccetera, eccetera. Quindi con questa carta qui, diciamo che, ecco, infatti mi stanno confermando, si parla principalmente qua di un qualcosa di positivo, di estremamente positivo per quel che riguarda comunque i sentimenti. Quindi un mese di marzo tranquillo, piacevole. Per quel che riguarda i sentimenti, io direi più che altro i sentimenti, più che i rapporti con la famiglia. Addirittura con questa carta posso dire che potrebbero esserci assolutamente anche dei nuovi incontri, perché qui la carta dice proprio trova qualcuno che ti cambi la vita e la renda migliore. Ok? Quindi qua potrebbero anche essere nuove conoscenze. È un mese di marzo all'insegna della passione. Con questa carta qualcuno potrebbe anche fare un viaggio, uno spostamento, magari raggiungere un luogo di mare, montagna, o comunque stare più tempo all'aria aperta in questo mese di marzo. È un mese dove qualcuno potrebbe anche proprio salire a livello lavorativo, avere una promozione, avere un qualcosa in più, ok? O comunque raggiungere l'autostima, raggiungere un risultato, ok? Che fa sentire la persona soddisfatta, un po' più, come se la persona voleva puntare un po' più in alto, non si è accontentata, magari ha detto no a una situazione passata che non andava bene, e qui ecco che potrebbe esserci un raggiungimento. Questa carta mi indica tutti i campi, sia il lavoro che comunque, come abbiamo detto prima, l'aspetto sentimentale. Andiamo avanti. Vedi? Un mese buonissimo per quel che riguarda i soldi, questo mese di marzo, con
con questa carta, assolutamente sì. Abbiamo due carte che mi parlano di tutto ciò che è la libertà, l'aria aperta, una vacanza, una gita fuori porta. Io penso che in questo mese di marzo starai più tempo all'aria aperta o comunque farai un qualcosa di divertente. Un qualcosa comunque, secondo me, più hai l'opportunità di stare un pochino più in giro, più all'aperto, una mini vacanza, un qualcosa di questo genere, e ci sarà anche una nuova opportunità con questa carta finale. Arrendersi a volte significa essere abbastanza forti da lasciar perdere. Uscita capovolta, se hai visto il video di presentazione delle mie carte, molto semplicemente per non complicare la vita a nessuno, la carta capovolta qui significa il contrario della carta dritta, quindi molto semplice, ok? Quindi io devo dire che qua abbiamo due carte che mi parlano di salire un gradino più alto, ok? In questo mese di marzo per te, ok? Che sia a livello di carriera, che sia a livello di posizione comunque. Qua mi fanno vedere il fatto che potresti indossare una corona o sentirti meritevole, sentirti stimata, stimato. C'è un gradino in più che potrebbe essere assolutamente raggiunto durante questo mese di marzo. Per quel che riguarda le vacanze, diciamo la vita con le persone a cui vogliamo bene, gli amici, eccetera, eccetera, qua potrebbe esserci tanta passionalità durante questo mese di marzo. Appunto, abbiamo proprio una carta che qua mi parla della propria passione, ma non solo del sesso, anche proprio della propria passione a livello di hobby, ok? E questa carta potrebbe anche indicarmi una notizia di una gravidanza, questa carta qui. Assolutamente sì, una notizia di una gravidanza, non per tutti sarà così, però c'è anche questa cosa. E abbiamo, come abbiamo detto prima, la possibilità di incontrare qualcuno di nuovo, assolutamente comunque positivo, ok? Questo per quel che riguarda principalmente, direi, i sentimenti, ma con questa carta, per quel che riguarda le finanze, io non ho nessun dubbio che è un mese dove potresti assolutamente ricevere una somma, un rimborso, un qualcosa che stavi aspettando, che assolutamente entra nella tua vita. Quindi un mese di marzo fortunato, ok? E infine abbiamo il sentirsi, come dire, riprovare una nuova porta che si apre per noi, una nuova opportunità, ok? Questo è per chi ha scelto le mie carte. Naturalmente andiamo ancora a vedere, dunque, con le carte napoletane, poi usiamo le altre carte, andiamo a vedere i segni. Ok, qua andiamo a vedere ancora se posso dirti qualcosa, però per me qua è un mese di marzo positivo e bello su tutti i fronti, eh. Vediamo senza fare domande. Allora, per il mese di marzo, marzo 2023, per le persone che hanno scelto le mie carte, la prima variante con le carte che ho creato io, cosa possiamo aggiungere ancora oltre a quello che abbiamo detto? Ok. Allora, mi riconfermano, diciamo, nuovamente l'affetto delle persone care, l'incontro con una persona che potrebbe addirittura essere estremamente affascinante a livello proprio estetico, o qui potrebbe anche essere una persona leggermente più giovane rispetto a te, o una persona che dimostra meno anni di quelli che ha. Abbiamo comunque un affetto sincero intorno a noi, anche se tu qua potresti assolutamente volertela un po' giocare. Qua c'è ancora un po'
Cioè, qua non hai voglia di avere problemi, non hai voglia di avere delle difficoltà, ne hai già avuto abbastanza nel passato. Mi fanno vedere una notizia che arriva qui che potrebbe totalmente capovolgere una situazione che ti aveva deluso. Quindi qua comunque qualcuno ancora nella mente ha un po', diciamo, una bugia, un'infedeltà, un qualcosa che è successo nel passato che ha creato un po' di fastidi, una mezza corazza, però qui si vuole comunque andare avanti, non si ha più voglia di correre dietro a nessuno, non si ha più voglia di avere problemi, si vuole vivere con leggerezza, pensando meno e ascoltando anche di più il cuore. Questo è quello che mi fanno vedere ancora le carte. Sì, potresti ridefinire oltretutto in questo mese di marzo proprio una rottura definitiva con una persona con la qua o con più persone. Magari parenti alla lontana, non so chi possano essere, comunque qua ci sono delle persone con cui tu potresti definire ancora, decidere di allontanarle, rimanere da sole e quindi definire questa separazione, definire questo allontanamento, quindi tagliare con il vecchio e questo porterà assolutamente un bellissimo miglioramento, scusate, nella tua vita. Un bellissimo miglioramento nella tua vita, nell'incenso che mi sta soffocando. E, come ho detto prima, ci sono dei viaggi, ci sono degli spostamenti, eh? Sì, assolutamente sì. Allora, andiamo a vedere. Quindi è un mese di marzo comunque all'insegna del recupero delle cose belle, è un mese positivo, eh? Allora, andiamo a vedere i segni con cui andrai ad interagire di più. Vediamo un po' per le persone che hanno scelto la prima variante con il mazzo di carte di Marilyn. Ok, vediamo un po'. Abbiamo i segni di terra fortissimi, Toro, Vergine, Capricorno, mi era già uscito prima, ma non ho voluto dire nulla. Però qua abbiamo Toro, Vergine, Capricorno fortissimi, abbiamo anche il segno dell'Ariete, della Bilancia e il segno dei Gemelli. Questi sono i segni con cui potresti interagire maggiormente. Vedo una persona qui con cui potresti aver interagito, che si potrebbe in qualche modo ripresentare, o comunque vedo una persona abbastanza che prende fuoco facilmente, nel senso che si potrebbe arrabbiare, inalberare così. Potrebbe essere proprio quella persona con cui stai andando a chiudere, ok? Questo era per il primo mazzetto e adesso passo invece alla seconda variante che aveva le carte della luna. Allora, ti ringrazio per aver ascoltato la prima variante e passo alla seconda. Vediamo un po'. Andiamo un po' a vedere il mese di marzo per chi ha scelto. Anche qua forse ne prenderò 7, vediamo un po', vediamo un po', andiamo un po' a istinto. Il mese di marzo, per chi ha scelto invece la variante con le carte napoletane e le carte della luna. Allora, vediamo, ne prendiamo qua. Ok, ne prendiamo ancora una, facciamo 7 anche di qui. Questa qua. Ok, allora a fondo mazzo invece abbiamo una carta che mi parla di solitudine, ok? Perché comunque abbiamo la carta della compagnia, del bar, la festa, quello che è, e invece uscita capovolta io comunque la vedo, la intuisco così, come un senso di solitudine, sentirsi soli o comunque potresti essere una persona che ama comunque stare in pace, tranquillità, un po' isolata, non aver tanta voglia di stare in mezzo al casino, diciamo. Allora, ok. Hai la carta più bella del mazzo, e comunque. Allora, sveliamole tutte, perfetto, sì. Guarda, abbiamo due carte che mi parlano del momento di luna piena. Qua potrebbero esserci persone che fanno dei rituali anche, non lo escludo. Allora, vediamo, persone collegate. Anche con la manifestazione, persone che potrebbero, non lo so, c'è un qualcosa anche a livello di fuoco. Sì, segni di fuoco forse, mi fanno vedere anche i segni d'acqua. Comunque, vediamo un attimo. Viaggi ed esperienze, però era uscita capovolta e anche questa è capovolta.
Ok, perfetto. Tutto chiaro. Allora, quello che possiamo dire qui è che potresti avere un periodo un pochino più, come dire, realizzazione. Ecco, come ho detto prima, potresti fare le affermazioni per fare conformare la realtà che tu vuoi, ok? In questa dimensione potresti essere invece una persona che, come ho detto prima, potrebbe svolgere qualche rituale, anche cose semplici, però comunque qua c'è la cosa. Potresti essere una persona comunque anche che durante il periodo della luna piena, che è comunque intorno, comunque all'inizio del mese di marzo, non è tanto in là, assolutamente i primi 10 giorni direi. C'è la luna piena. Ecco, in questo periodo qua per me potresti, non so, c'è un qualcosa secondo me che potrebbe farti sentire particolarmente connesso o avere un'intuizione estremamente forte. Abbiamo due carte che mi parlano di luna piena e abbiamo due carte che mi parlano di desideri realizzati. Qui abbiamo l'angelo anche che ti protegge. Sono giorni forti, quelli vicino alla luna piena per te. Ok? In quel periodo lì presta attenzione alle tue intuizioni, a quello che desideri, a quello che pensi. E potresti anche qui abbandonare in quel periodo un qualcosa o un qualcuno, come dice questa carta, che ti bloccava, o proprio anche magari un vizio, una situazione che non ti faceva più stare bene. Però la luna piena è un momento assolutamente del mese, il momento più, diciamo, potente. Ok? Qui c'è una scelta da prendere, ok? Come dicevamo prima, saranno forse proprio i giorni vicino alla luna piena che potresti prendere la scelta di seguire quello che tu vuoi, quello che fa stare bene a te, sempre anche, ti faccio vedere anche con questa carta, con la vicinanza di questo angelo protettore, perché ce l'abbiamo. Qua per me sei molto connessa agli angeli, comunque come persona, potresti avere magari un defunto anche che ti... Vedi, ce l'abbiamo in tutte le carte, questi angeli, per te ce li abbiamo in tutte le carte. Praticamente le uniche carte che non hanno gli angeli sono queste due, e le altre, quindi 5 su 7, sono carte che hanno proprio gli angeli qua per te. Quindi vedo una forte connessione, una forte protezione per te. Quindi stai facendo assolutamente, questa era capovolta, stai prendendo una strada piuttosto che un'altra, assolutamente stai prendendo la strada che fa stare bene te. Ok, o comunque il consiglio è quello di scegliere quello che fa stare bene a te piuttosto che gli altri. Potrebbe essere necessario ancora distaccarsi totalmente da una dipendenza, da un qualcuno che magari... Vedi, abbiamo la carta della dipendenza e la carta dell'attaccamento. Quindi io non escludo in questo mese di marzo, magari, come vedi dalle carte, qualcuno che potrebbe in qualche modo non accettare le tue scelte o cercare di litigare, perché qua comunque ho carte che potrebbero esserci anche questioni a livello di soldi, per le quali le persone qui potrebbero avere un po' di litigi, cose del genere. Assolutamente sì. Come ti ho detto subito, appena l'ho pescata, hai la carta della fortuna, la carta più bella del mazzo, quindi è assolutamente un qualcosa, la dea bendata, ok? La dea fortuna è dalla tua parte in questo mese di marzo, quindi questo non intende solamente le finanze, ma ogni sfera della nostra vita. Qua ci parla di sorprese, ok? Quindi aspettati una sorpresa positiva per questo mese di marzo per te, ok? In qualsiasi ambito sia. Ok, quindi quello che mi fanno vedere qui le carte è una scelta da fare. Potrebbe esserci qualcuno non d'accordo con la scelta che andresti a fare, c'è qualcuno che potrebbe in qualche modo magari isolarsi, come abbiamo detto comunque prima, con queste due carte che sono uscite capovolte, sono le carte dei viaggi e le carte che mi parlano della compagnia. Quindi in qualche modo potresti isolarti, volere stare un po' in tranquillità, un pochino in disparte, per i fatti tuoi, appunto. Attenzione ai giorni, vedi
vigilia di luna piena, il giorno dopo, quei giorni lì intorno alla luna piena, perché hai una forte protezione, forti intuizioni, potrebbe esserci anche qualche desiderio, qualcosa di positivo che si va a realizzare, e attenzione anche alle discussioni per me, per quel che riguarda le persone che non sono d'accordo con te. Potrebbero essere anche a livello lavorativo, ok? Perché comunque a livello di discussioni mi fanno vedere anche i soldi, ok? Quindi o per i soldi o sul lavoro. Andiamo avanti, vediamo un po'. Andiamo a vedere invece con le carte. No, non sono queste, sono queste qua. Ok. Andiamo a vedere con le carte napoletane ancora per te. Vediamo un po', per la seconda variante che ha le carte della luna insieme alle carte napoletane. Cosa possiamo aggiungere per la seconda variante? Carte della luna e carte napoletane. Cosa possiamo aggiungere per la seconda variante, oltre a ciò che abbiamo già detto? Ok, poi abbiamo i segni e dopo. Ok, sì. Sì, mi riconfermano quello che abbiamo detto ora, cioè che comunque qui potresti sentirti un po' un pesce fuor d'acqua, potresti amare la solitudine, avere voglia di proprio stare un po' per conto tuo, non hai tanta voglia di queste situazioni un po' troppo confidenziali. Ecco, qua io vedo che sei una persona che secondo me ama tenere un po' le distanze, una persona comunque riservata. Andiamo avanti, però qua mi stanno confermando quello che ho detto finora. Allora. Ci sono le persone di sempre in questa stesa qui, quindi potresti circondarti di persone di cui ti fidi ciecamente, persone del tuo passato, parenti, però secondo me non sei tanto propensa, anche se io vedo che potrebbe esserci assolutamente un nuovo incontro in questo mese di marzo anche per te, non ti vedo così propensa. O comunque potresti interagire con una persona che non ha capito molto bene tu che cosa vuoi fare. Forse anche questa potrebbe essere una persona che ha subito una delusione. Comunque tra voi io vedo una sorta di confusione e molta timidezza, molto essere riservati. Quindi per quel che riguarda le nuove relazioni, ci sono delle persone che potresti aver appena conosciuto, questo sì, però ci sono anche proprio, ho anche la carta proprio della sincerità, quindi le persone di cui comunque ti sei circondata sono persone sincere che ti vogliono bene veramente. C'è un qualcosa a livello di corteggiamento in questo mese di marzo per te, però ti vedo molto indipendente, ti vedo molto solitario o solitaria. Sì, c'è anche da dire che anche in questa stesa qui sicuramente tu, perché io al momento sto vedendo un pochino la tua di energia, per me ti stai portando ancora un pochino dietro un qualcosa che fa parte del tuo passato. Questo sì, a parte le persone sincere che ho detto che fanno parte del tuo passato, amici di sempre, parenti, eccetera, eccetera, ma anche qualche delusione subita nel passato, ok? Quindi in certi momenti in questo mese di marzo ti vedo ancora un pochino confusa sul da farsi, sulla scelta da prendere, sul da farsi, però per me potrebbe esserci anche un incontro con nuove persone, ma mi fanno vedere il gruppo, quindi il gruppo potrebbe parlarmi di Facebook, potrebbe parlarmi dei social o potrebbe proprio parlarmi di un gruppo di persone inteso come vado a cena da amici e incontro questa persona, ok? Ho fatto un esempio banale, però questo è questo è quello che mi fanno vedere le carte, ok? Sicuramente
c'è qualcuno che potrebbe poi appunto accettare un invito, accettare un qualcosa proprio per uscire, diciamo, anche un po' da questo senso di solitudine, indipendenza molto marcato che vi fanno vedere qua, ok? Allora andiamo a vedere invece i segni. Sì, vediamo un po'. Qua ci sono. Sì, mi arriva anche che qua ci sono delle connessioni, ad esempio degli incontri, un qualcosa a livello di legami karmici o legami da altre vite. Sì, qua mi hanno fatto vedere anche questo, in questa seconda variante. Vediamo un po' con quali segni andrai ad interagire maggiormente. E abbiamo detto la sorpresa, qui c'è una sorpresa durante questo mese di marzo. Allora, i segni d'acqua fortissimi, come puoi vedere, abbiamo Cancro, Scorpione, Pesci e abbiamo il segno dei gemelli e il segno del toro, ok? Però mi fanno vedere un trionfo in questa variante qua, ok? Sì, un trionfo. Il sentirsi comunque anche più forti, ok? Andare oltre, nonostante una certa indecisione, l'abbiamo detto, una certa indecisione su una scelta da prendere, perché secondo me non tutti sono d'accordo. Allora, io ti ringrazio per aver visto la seconda variante e adesso passo alla terza variante che aveva il metodo con le carte napoletane a 26 carte, ok? Quindi prepariamoci la nostra stesura. Vediamo un po'. Per la terza variante, quindi per chi ha scelto il metodo a 26 carte napoletane, il mese di marzo 2023, per le persone che hanno scelto la terza variante, mese di marzo. Allora, vediamo un po', facciamo prima la stesura e poi parliamo. Allora, le mettiamo dritte. È un mese dove qualcuno potrebbe lavorare anche col computer o attraverso le telefonate. Ecco, in questo senso è un mese, vedo, pieno di notizie, ok? Notizie, potrebbe anche arrivare una mail che stavi aspettando, una comunicazione tramite telefono, tramite mail o tramite PC comunque. Allora, quello che ci stanno facendo vedere qui le carte, dunque, è un ultimo periodo vissuto difficile. Sì, mi fanno vedere vissuto un periodo di completo. Ecco, potrebbe esserci stato anche un cambiamento importante nella tua vita, ad esempio una separazione. Per qualcuno mi fanno vedere, potrebbe esserci stato anche un lutto qua, nel passato naturalmente, e vedo che è come se avessi spento un po' il pensiero, quindi certe cose non vuoi più pensare a determinate cose, ecco. Hai pianto tantissimo, mi fanno vedere che c'è stato veramente un periodo di forte crollo.
E quindi in questo momento è come se avessi messo un pochino il tasto stop ai pensieri. Stai pensando al futuro, stai pensando ad altro. A volte il pensiero è, devo dire, anche un pochino confuso, però qua c'è stato un qualcosa che ti ha portato veramente tanta sofferenza. Mi fanno vedere anche proprio una bugia, un'infedeltà, un qualcosa che è successo nel passato che ti ha portato un'estrema sofferenza, una situazione che comunque si è interrotta. Mi fanno vedere anche questo. Qua potresti comunque già interagire in questo mese di marzo, mi fanno vedere sempre tramite questo, come parlavo prima, notizie, social, PC, cellulare, tutto quello che è l'elettronica comunque. Interagire con più persone. Qua potrebbero essere amicizie, ma secondo me qui potresti già. Mi fanno vedere comunque un legame forte già presente con una figura, non per tutti sarà, però mi fanno vedere segni di fuoco, sesso maschile, potrebbe anche essere semplicemente un figlio, Quindi questo legame forte con tuo figlio che magari è rimasto con te se non hai già iniziato una nuova relazione con un'altra persona. In base alla tua situazione, naturalmente è un interattivo generico, quindi in base alla tua situazione cucitela un pochino tu. Addosso, qui però potrebbero essersi intromesse anche un po' altre persone di mezzo che hanno portato un po' di confusione. Potresti in questo mese di marzo dover fare attenzione un pochino alle finanze, perché comunque quello che mi fanno vedere le carte è questo, ok? A differenza delle altre due stese, qua invece c'è da prestare attenzione un attimino per quel che riguarda proprio i soldi, ok? Vediamo un po' cos'altro. Qui vedi comunque andare avanti quello che è già stato costruito, ok? Quindi che potrebbe essere magari una nuova relazione o potrebbe essere un nuovo lavoro che è appena partito. Qua mi fanno proprio vedere il proseguo, l'andare avanti di una situazione, anche se tu la potresti tenere sotto controllo, questa situazione qui, però vedi il proseguo, assolutamente sì. Qui mi fanno vedere una figura, soprattutto di sesso femminile, che potrebbe in qualche modo ancora cercare di mettere un pochino di confusione nella tua vita. Qui c'è una donna che è stata un pochino negativa, che è comunque nel tuo pensiero, quindi niente di nuovo. Se è la tua variante, se è per te il messaggio, purtroppo è nel tuo pensiero e ancora io vedo che questa donna potrebbe in qualche modo mettere della confusione in testa a qualcuno a cui tu stai accanto. Questo potrebbe essere anche in campo lavorativo. Ti vedo molto comunque concentrata per quel che riguarda il lavoro o le questioni, ad esempio, di avvocati, legali e ti darai molto da fare. Questo sì, ripeto, arriveranno anche delle notizie, assolutamente. C'è una rinascita nel senso che per fortuna mi fanno vedere comunque un fermo della sofferenza e un fermo delle lacrime. Naturalmente passo dopo passo, qua mi fanno vedere che riuscirai ad ottenere questo cambiamento perché lo vuoi con tutta te stessa, quindi basta sofferenze, basta lacrime e devo dire che riuscirai proprio a fermarle, a fermare questa sofferenza, queste lacrime e a rivolgere anche la tua attenzione ad altro, ok? Questo è quello che ci fanno vedere in questa variante. Andiamo a fare la conta. Partiamo dal tuo pensiero. Sì, mi fanno vedere un pensiero di rinascita. Vuoi questo cambiamento, lo desideri con tutta te stessa, lo otterrai e io ci vedo anche proprio un dialogo, che sia un dialogo chiarificatore o comunque il parlare. Mi fanno vedere proprio la comunicazione, il parlare. Il chiarire, anche il pensare alle parole che bisogna dire e comunque esprimerle, dirle, ok? Voglio un attimo vedere, voglio partire ancora sempre da te.
Ok, sì, le comunicazioni, quindi nel fisico, no? Nella vita di tutti i giorni, quello che mi fanno vedere qui sono le comunicazioni, che siano di lavoro, comunicazione con gli amici, comunicazioni con più persone, tra cui la persona di cui parlavamo prima, questo segno di fuoco che comunque potrebbe anche essere semplicemente magari un fratello, un amico, una persona che ti sta accanto. Io comunque vedo che tra di voi c'è una forte unione, c'è un bellissimo rapporto, ok? Voglio partire da lui. Sì, ci sono anche degli incontri, mi fanno vedere con questa persona, assolutamente sì. Mi riconfermano un legame forte, mi fanno vedere ancora che vi incontrate, che vi vedete, potrebbe esserci un aperitivo, una pizza, una cena, mi fanno vedere un qualcosa di questo genere con questa persona, ma anche carte di aiuto per quel che riguarda il lavoro, naturalmente in base a chi è per te, proprio che guardi la stesa, questa persona, ok? È comunque una persona positiva. Partiamo ancora un attimo dal pensiero qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, inerente invece al pensiero di questo uomo qui. Okay, che è comunque quello con cui c'è stata una rottura e non è quello nuovo di cui parlavamo, non è questa nuova conoscenza. Inerente a quello con cui c'è stata una separazione, una rottura, quello che ti ha fatto tanto soffrire, eccetera, eccetera. Qui le carte mi parlano di cioè il trasloco, ok, ma anche il capire che ci ha perso parecchio. Però c'è un qualcosa anche inerente a un trasferimento, a un trasloco per questa nel pensiero, ecco, di questa persona, ok? Quindi per fare un po' un resoconto di questo mese di marzo per te, posso dire che ti vai a rialzare assolutamente dopo tanta sofferenza, tante lacrime. Potrebbe essere già nella tua vita presente una persona che ti vuole estremamente bene, rivolgerai la tua attenzione verso altro e otterrai il cambiamento che desideri ottenere, quindi proprio la rinascita e il rialzarsi. Come ho detto prima, attenzione in questo mese di marzo alle finanze. E a qualche persona che comunque potrebbe in qualche modo o spettegolare o comunque essere un po' poco positiva, ecco, per quel che riguarda comunque, ecco, la sua presenza è poco positiva nella tua vita, ok? Questo è un po' quello che ci fanno vedere le carte. Vediamo un po', le carte qua ti dicono che, cioè, oltretutto quello che mi fanno vedere qui è che potresti comunque sentire più persone, se sei comunque una persona single che ha chiuso, che ha pianto tanto, eccetera, eccetera, potresti in certi momenti anche dileguarti, quindi in certo qual modo spiazzare anche un po' questa nuova conoscenza che hai, perché in certi momenti potresti magari non rispondere, non farti sentire, anche se io comunque con lui assolutamente degli incontri ce li vedo durante questo mese di marzo, ok? Allora, vediamo un po' i segni con cui interagirai di più. Terza variante, abbiamo i segni di acqua e i segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno, il Cancro fortissimo, lo Scorpione e il segno dei pesci. Ok? Queste erano le previsioni per il mese di marzo, io ti ringrazio, fammi sapere naturalmente se hai voglia cosa ne pensi dei commenti, nei commenti se ti sei riconosciuta o riconosciuto e a presto, Luce.